Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non essere generato da un'intelligenza artificiale. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto che basterà per tutto il weekend, quindi non c'è tempo da perdere. Mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Polpettaverso. Lasciate un like, iscrivetevi, commentate, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! La puntata di oggi sarà un po' particolare perché all'interno dell'angolo della poracciata sono incluse due delle notizie più importanti della giornata. Però partiamo dalle grandi certezze della vita, come ad esempio gli sconti dell'Epic Game Store. Spero che abbiate fatto in tempo a riscattare i Guardiani della Galassia. Ora è il momento di Sail Forth e a partire dal prossimo 18 gennaio questo lascerà il posto a Love, il platform ultra minimalista di cui né io né te abbiamo mai sentito parlare. Sul fronte Xbox ci dovrebbe essere attiva questa promozione per il weekend, ma non sono sicuro al 100% che funzioni anche in Italia. Grazie ai Free Play Days, i membri del Game Pass Core e Ultimate possono giocare gratuitamente per tutto il fine settimana a numerosi giochi sportivi, tra cui Madden 24, NHL 24 e pure Super Mega Baseball 4, mentre EA Sports FC 24 sarà aperto a tutti gli utenti Xbox senza bisogno di abbonarsi al pass. Fatemi sapere nei commenti se questa promozione è attiva anche in Italia. Io ho qualche dubbio. Nintendo invece oggi ha svelato una di quelle cose per me epocali. Finalmente viene ripescato il brand di Golden Sun grazie all'inclusione dei primi due titoli della serie, ovvero l'originale e il suo seguito, L'Era Perduta, all'interno del pacchetto aggiuntivo del Nintendo Switch Online. Qui ragazzi siamo di fronte a un pezzo di storia fondamentale della console portatile Nintendo, ma anche un po' di tutta l'evoluzione del gaming. Per la prima volta infatti con Golden Sun il grande pubblico veniva esposto alla possibilità di poter giocare a un JRPG gigantesco, che non aveva nulla da invidiare alle console casalinghe, anche su una piccola portatile. Se molto spesso la lineup del Game Boy Advance veniva vista, anche giustamente, come un riciclo senza troppi sforzi della libreria Super Nintendo, è grazie a capolavori come Golden Sun che il GBA ha guadagnato la sua indipendenza e si è costruito un'identità. Dalla colonna sonora agli effetti grafici scaturiti dagli attacchi più potenti, tutto urlava grandiosità in Golden Sun, un gioco troppo grande per stare tutto dentro a uno schermo così piccolo, ma così tanto grande che lo hanno dovuto spezzare in due. Bisognerà però aspettare ancora qualche giorno per poter rimettere mano in via ufficiale ai due Golden Sun, visto che il loro arrivo è previsto per il prossimo 17 gennaio, ma una volta disponibili vi consiglio assolutamente di provarli, anche perché se Nintendo fa le cose fatte bene, dovremmo avere tutte le varie versioni dei due capitoli, con tanto di localizzazioni complete anche in italiano. Vuoi o non vuoi, alla fine l'NSO è diventato una grandissima enciclopedia di tutta la storia Nintendo e il suo catalogo è a dir poco sconfinato a fronte di un prezzo alla fine molto accessibile. Se trovassero il modo di aggiungere anche il DS e il GameCube, io sarei disposto a pagare anche il doppio, ma mi sa che a questo punto se ne riparla alla prossima generazione, se ci va bene. Però adesso fermi tutti, perché vi devo fare prima un'altra domanda. Ma a quanti di voi si spezza il cuore quando comprano il gioco del momento, lo scartano tutti emozionati e poi dentro si ritrovano il nulla più assoluto? Beh, se anche voi, proprio come me, siete malati di collezionismo, non ce la fate a dire addio a manuali di istruzioni, alle mappe, alle scatole di cartone, beh, dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games per riscoprire la gioia del collezionismo e trovare l'autoregalo perfetto per Natale. Come al solito, per me è un onore poter sponsorizzare una realtà del genere, fatta da appassionati per gli appassionati. Il catalogo di Otoji Retro Games è in continuo aggiornamento, i prezzi sono super competitivi e potete trovarci di tutto, dalle vecchie glorie Nintendo, compresa anche qualche cosetta esotica, fino ad arrivare a PSP e la prima Xbox, due piattaforme che si filano in pochissimi, ma che io adoro collezionare. E nel caso voleste liberarvi di qualche bel pezzo della vostra collezione, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate il link al sito in descrizione e mi raccomando, seguitelo anche sui social per rimanere aggiornati sui nuovi rientri. Grazie mille a Otoji Retro Games e viva il collezionismo! Per me invece il servizio che proprio fatica ad ingranare è il PlayStation Plus, soprattutto nel suo tier più costoso, ovvero il PlayStation Plus Premium. Abbiamo da poco una visuale sull'offerta complessiva del mese di gennaio del catalogo in abbonamento e di carne al fuoco ce n'è tanta, però rimane anche la sensazione che si potrebbe, anzi si dovrebbe fare decisamente di più. Per dirvi, l'Essential mette a disposizione tre titoli di tutto rispetto, ma ci tengo a consigliarvi di provare
Evil West. Io ci sto giocando in questi giorni e sono rimasto sorpreso dalla qualità di un titolo che l'anno scorso è stato completamente ignorato dalla critica, o alla meglio pesantemente stroncato dalle recensioni. Si tratta di un action in terza persona bello cafone come non se ne vedevano da anni, sembra quasi di tornare indietro all'epoca dell'Xbox 360. Evil West è lineare, rozzo, splatter all'infinito, con una trama da action movie di serie B che non fa nulla per prendersi troppo sul serio, ma vi giuro, ha anche dei difetti. Sul serio, provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate, anche perché A Plague Tale e Nobody Saves the World sono giochi a cui sì, va data una chance, ma sono sicuro che tra i tre molti neanche ci proveranno a scaricare gratuitamente Evil West, e questo per me è un vero peccato. Ben più corposa, come al solito, è l'offerta per il Plus Extra. Anche in questo caso non è che gennaio brilli per un titolo imperdibile, ma l'offerta può accontentare tanti tipi di giocatore. Resident Evil 2 rimane un remake da paura in tutti i sensi. Tiny Tina è perfetto per gli appassionati di Borderlands. LEGO City Undercover è un brillante clone di GTA, che è più di un semplice gioco Lego, perfettamente poi controbilanciato dalla follia open world e distruttiva di un Just Cause 3. E da gamer cresciuto a Pane, Commandos e Desperados, non la birra, il gioco, ci metto in mezzo pure Shadow Tactics, uno stealth come ce ne sono pochissimi al giorno d'oggi. Il problema però rimane con il catalogo dei classici riservato agli utenti del tier premium, ovvero, vi ripeto, quello più costoso. Ancora una volta si tratta di una mezza occasione sprecata, con tutta la storia che c'è dietro a console fondamentali come PlayStation 1 e PlayStation 2, piuttosto che attingere dal loro catalogo, Sony continua a proporre remaster apparsi la scorsa generazione e disponibili su qualsiasi piattaforma esistente al giorno d'oggi. Per carità, Street Fighter rimane una serie fondamentale, i due Mana sono action JRPG magari non invecchiati benissimo ma che conservano il loro fascino, manca però quel nome di richiamo che possa giustificare il prezzo per nulla abbordabile del Plus Premium. Comunque questa è l'offerta del mese, vi ricordo che tutti questi titoli saranno disponibili a partire dal 16 gennaio e fatemi sapere che ne pensate. E saltiamo subito all'ultima notizia del giorno, il più bel leak dell'anno riguardante Switch 2. Sì, lo so, siamo soltanto a gennaio, ma sta notizia è così assurda che difficilmente durante il 2024 leggeremo qualcosa di altrettanto fuori di testa. Se non altro, poi, tutto questo casino esemplifica perfettamente l'isteria che c'è dietro Switch 2 e la sua attesa. Prima di tutto però rispondete a una domanda: quanti di voi si ricordano di GameShark? Ecco, se la risposta è affermativa, vi devo dare una bruttissima notizia. Siamo vecchi. Eppure tanto. Per chi non lo sapesse, le GameShark erano delle periferiche che permettevano di utilizzare i trucchi, ovvero i cheat, su varie console, oltre a svolgere la funzione di memory card. Le prime uscirono su PlayStation 1 e Sega Saturn, per poi approdare su qualsiasi sistema in circolazione, compresi anche i sistemi Nintendo. È da un po' di tempo che periferiche del genere sono sparite dalla circolazione, o almeno che non rivestono più un ruolo centrale nell'industria, ma al CES, anzi Arces di quest'anno, la compagnia Audio Altec Lansing ha deciso di svelare la sua nuova generazione di GameShark con una mossa pubblicitaria a dir poco geniale. AI Shark, che sì, sarà proprio una Game Shark basata sull'intelligenza artificiale, una roba che fa proprio 2023, è stata presentata con un comunicato stampa che così recita: questo innovativo software per il gaming rappresenterà un grande salto in avanti per l'esperienza videoludica, migliorando il gameplay per gli utenti alle prime armi. Il lancio ufficiale è pianificato per coincidere con quello di Nintendo Switch 2 nel settembre 2024. Insomma, Nintendo non ha mai parlato della console, non sappiamo neanche il nome in codice, figuriamoci la sua data di uscita, e cosa succede? Altec Lansing, ripeto, Altec Lansing rovina tutto così? Per fortuna c'è chi ha provato a fare subito chiarezza sulla faccenda. Jason Schreier, ad esempio, ha da subito messo in chiaro che un rappresentante di AI Shark gli avrebbe confermato che la data di lancio di Switch 2 fosse solo una speculazione. Ma questo non è bastato e si è venuto a creare un certo clamore con molte testate che rilanciavano la notizia del leak della data di uscita di Switch 2. Giovanni Colantonio di Digital Trends ha ricevuto in rapida successione due precisazioni da parte della compagnia dietro AI Shark. Nella prima comunicazione veniva confermato il contenuto del comunicato stampa, ribadendo, anche se in modo un po' più vago, che anche se Nintendo non ha ancora scelto una data ufficiale, la console uscirà comunque nell'autunno 2024. Ma poi, circa 30 minuti dopo, Colantonio ha ricevuto la smentita della conferma dallo stesso presunto fondatore di AI Shark, ovvero il fantomatico Todd Hayes, che avrebbe fatto dietro front dichiarando che Nintendo non ha ancora fatto chiarezza sul lancio della console, ritrattando così anche il più generico autunno 2024.
Insomma, la situazione fa da una parte ridere per la sua totale assurdità. Si tratta chiaramente di una mossa pubblicitaria dove si è cercato di far parlare il più possibile di un prodotto che molto probabilmente era destinato a passare in sordina, associando il suo nome a quello di Switch 2, una console che basta nominare per scatenare un interesse morboso basato sul nulla. Ma allo stesso tempo è anche difficile stare appresso a tutte queste notizie che si basano sul nulla, e questi poracci saranno mesi lunghissimi, pieni di leak improbabili, rumor insopportabili e continue smentite. Spero col TG Poro di riuscire a fare quanta più chiarezza possibile su fenomeni del genere, però non vi nascondo che mi diverte parecchio stare appresso a tutto questo circo. Tenete duro. E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno, e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà, ma magari non in questo weekend. Nel frattempo voi però fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro AI, Michele Shark, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Poro AI.